Eccomi qui con un nuovo video, questa volta è il video dei preferiti di luglio che mi è stato sempre richiesto da una ragazza, non ricordo se su Instagram o anche su YouTube, però comunque questo è il video dei preferiti, non sono molti, però vi voglio far vedere un po' le cose con cui mi sono trovata bene nell'ultimo periodo. Iniziamo subito da questo che ormai conoscerete tutte, che è il Paint Pot di MAC, vediamo se mette a fuoco, ed è il Soft Ochre. Io sono... praticamente lo sto mangiando, ma ancora dura moltissimo, ne basta veramente veramente poco, ed io lo uso come base prima degli ombretti o dell'eyeliner o quello che è, e mi ci trovo benissimo. Infatti da quando questo non uso più il primer di Urban Decay, ma uso questo, e penso che lo ricomprerò assolutamente perché ne dovrò fare scorta. Poi un altro prodotto per gli occhi, continuiamo con gli occhi, è questo di cui vi avevo già parlato in un video haul se non sbaglio, ed è l'eyeliner di Wycon. Questo è l'Ink Eyeliner ed è fatto praticamente in questo modo, ve lo faccio vedere, questa è la puntina in felcro ed è semirigida, diciamo, e mi ci trovo benissimo, ha un tratto spettacolare, ha un nero intensissimo, diventa opaco e quindi ha questo effetto opaco che a me piace moltissimo, adoro l'effetto opaco stile pin up, e quindi se lo trovate per 5 euro compratelo, e anche di questo dovrò fare scorta per le vacanze. E poi sempre per gli occhi un altro prodottino con cui mi sono trovata benissimo è questo qua di Deborah. Questo è il 24 ore silk, questo è il numero 04 ed è questo colore qui, è questo oro intenso, ma intensissimo, e bagnato è spettacolare, è veramente veramente spettacolare, e anche da solo fa veramente una figura incredibile, cioè voi anche se vi mettete questo sulla palpebra, un po' di eyeliner, avete un trucco spettacolare. E anche questo lo trovate sempre, non mi ricordo se viene intorno ai 5 euro, io l'ho pagato 3 euro perché l'ho trovato a saldo. Quindi magari andate a curiosare fra i saldi di Deborah negli stand, magari l'ho trovata ancora. Poi, sempre per gli occhi, altri due prodottini, che sono questa, anche questa la conoscete già, è l'Highlight It Nude di Essence, ed è questa matitina qua, appunto. Vediamo se riesco, eccola qua, ed è questa matita color burro intensissima che illumina tantissimo, dura tutto il giorno, non sbava, insomma se la trovate per 2,49 euro è veramente veramente buona, e penso che non abbia niente da invidiare alle matite color burro che si trovano tipo di Make Up For Ever, insomma questi marchi un po' più prestigiosi. Sempre matita per gli occhi, questo è un campioncino che io sto utilizzando e che ho su anche in questo momento nella rima interna, che trovo spettacolare, è questa matitina qua di Marc Jacobs. Questo è un campione, è quella praticamente arretraibile ed è spettacolare, dura tantissimo, non sbava, non cola, e è fenomenale. Io nella rima interna è la prima volta che la provo, però l'ho già provata su alcune su altre persone e dura tantissimo, quindi se vi capita penso che prenderò anch'io la full size. Questo è proprio un campioncino che mi avevano dato da Sephora. E poi ultimo prodotto, che poi prodotto non è per gli occhi, è il mio amatissimo MAC 217, il mio pennello da sfumatura che ho preso l'ultima volta che sono andata alla MAC a fare il corso, e ho preso questo e mi trovo benissimo, cioè penso che questo pennello faccia tutto da solo, voi lo appoggiate e lui vi trucca da solo, è comunque fenomenale. È un prezzo un po' elevato perché comunque sono 25 euro per un singolo pennello, però ne vale veramente la pena di fare questa spesa. Poi un prodotto per il viso invece che adoro e che purtroppo mi si è rotto e sono molto dispiaciuta per questo, penso che lo dovrò ricompattare ma non so, è il mio blush di Sephora che mi vedete usare in tutti i tutorial praticamente, vedete che si è praticamente spappolato tutto e questo è il numero 08 Rose Petal, metti a fuoco, però mi si è spappolato ma continuo a usarlo. Altro prodotto per il viso è questo qua, che mi avete visto anche questo usare nei tutorial, uso sempre questo, ed è il mio correttore stick giallo di Wycon, questo è il numero 100 e lo trovo fenomenale, dura tantissimo, non va nelle pieghette degli occhi, copre bene le occhiaie, copre bene, molto bene i brufoli, basta metterne un pochino e andarlo a tamponare o con una spugnetta o semplicemente con le dita e poi mettere la cipria, e dura veramente tutto il giorno, io ci ho fatto anche ore e ore e ore, quindi posso garantirvi che dura, e anche questo intorno alle 5 euro se non erro, ora comunque coi saldi magari troverete tutto scontato.
Poi, altro prodotto per gli occhi che mi sono dimenticata è il mio amatissimo Miss Manga. Questo è quello nero, sì, io lo adoro. Allora, ho visto molti pareri discordanti su questo mascara perché appunto ha questa caratteristica di avere praticamente il pennellino flessibilissimo. Ora non so, ecco, praticamente è molto molto flessibile, però io lo trovo spettacolare, fa delle ciglia stupende, ha veramente questo effetto proprio manga, cartone. Più passate fate, ovviamente, più questo effetto si nota e quindi per me è approvatissimo, preferitissimo. Infatti lo ricomprerò di sicuro. E poi per finire, quattro prodotti per le labbra, che io non posso fare a meno dei prodotti per le labbra, e inizio da questi due, che sono il 405 e il 406 degli Haim di Pupa. Appunto, questo è il 406, che è questo fucsia. Ora in videocamera si sfalza un po'. È questo fucsia qua, lo faccio vedere swatchato, intenso, anche questo bellissimo perché sono morbidi, durano a lungo, anche se comunque va via la patina rimane comunque il colore. E poi il famoso 405 che tutti conoscerete, che è il fluo per eccellenza, ed è questo qui. È bellissimi tutti e due, infatti ho intenzione di andare a vedere anche i nude della collezione di Yami di Pupa. Anzi, fatemi sapere voi se consigliatemi qualche nude o qualche altro Haim di Pupa qui sotto con un commento, perché mi piacciono molto e ho intenzione di andare a darci un'occhiata se c'è qualche colore interessante, ecco. E poi i miei amatissimi MAC, e sono il Ruby Woo e il Flat Out Fabulous. Ora mi cascano. Questo è il Ruby Woo che mi vedete in tutte praticamente le foto di Instagram. Se mi riesce vi metto una foto da qualche parte per farvelo vedere, ma ormai lo conoscerete tutti, che per me è il rosso per eccellenza. E poi il Flat Out Fabulous, che trovo meraviglioso anche lui. Opachi, entrambi sono retro matte se non sbaglio. E quindi anche questi li adoro. E niente, questi erano i miei preferiti di luglio. Fatemi sapere i vostri preferiti con un commento. Fatemi sapere se magari qualcosa, se mi consigliate qualcosa da provare, qualsiasi marchio. Anzi, ho visto anche nell'ultimo video che ho fatto della mia hair care routine, se avete consigli per i miei capelli, perché io di verde non me ne intendo molto, sono ben accetti. Anzi, non mi offendo assolutamente, perché davvero non me ne intendo proprio così tanto. Per i capelli sono un po' negata. Il massimo che faccio è lavarli e metterci qualche olietto. Quindi se avete consigli per qualsiasi cosa lasciate un commento, fatemi sapere i vostri preferiti, io vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!